Oggi Renzi ha annunciato una novità importante per l'agricoltura italiana. Sì, novità importante, finalmente dovrebbe essere passata l'etichettatura per quanto riguarda tutto il lattiero caseario, quindi giornata importantissima perché era un provvedimento che aspettavamo ormai da anni e quindi da questo punto di vista credo che sia un grande successo di Coldiretti di aver perseguito per tanti anni questa cosa e credo che sia un percorso utile per far riavere redditività e soprattutto far riconoscere i nostri prodotti al consumatore, quindi credo che da questo punto di vista sia una bellissima giornata. Latte e carne, quindi c'è ancora qualcosa da fare per gli altri settori? Sì, diciamo che oggi è giornata di tutta l'agricoltura, non solo del latte. Indubbiamente l'annuncio di Renzi è un annuncio importante, ma speriamo che questa cosa si possa estendere a tutti gli altri prodotti, di creare un percorso virtuoso di chiara tracciabilità. Purtroppo noi sappiamo che siamo non autosufficienti come paese, quindi quello che chiediamo non è che non vogliamo le importazioni. Quello che vogliamo è che sia chiaro ai cittadini se consumano i nostri prodotti o non li consumano. E da questo punto di vista credo che l'etichettatura sia un grandissimo aiuto. Ma se anche la Francia ormai sta perseguendo questo percorso, credo che sia chiaro che per tutelare tutti i prodotti di origine, tutti i prodotti italiani, questo sia un percorso ineludibile di trasparenza e di riconoscimento ai consumatori. Alberto Brivio, presidente di Coldiretti Bergamo. Qual è il significato dell'iniziativa promossa oggi dalla Coldiretti in difesa del latte italiano? Questa iniziativa ha tanti significati che si riassumono in uno fondamentale, principale. Ed è la difesa di un patrimonio che non è solamente un patrimonio agricolo, ma è un patrimonio di tutta la nazione, di tutta l'Italia. È un patrimonio che attraverso i prodotti lattiero-caseari, attraverso il latte, i formaggi e tutti i prodotti che da questo vengono trasformati rappresenta la distintività italiana, rappresenta la propria cultura, rappresenta un importante aspetto, un'importante fetta dell'economia italiana, importantissima e fondamentale, rappresenta la difesa quindi non solo dell'economia ma anche del territorio, soprattutto nelle aree maggiormente svantaggiate, che per l'appunto sono quelle che producono i formaggi e i prodotti di maggiore eccellenza per quanto riguarda l'offerta gastronomica italiana. Questo soprattutto contro l'insipienza di regolamenti comunitari che ancora non vogliono riconoscere la possibilità di distinguere i prodotti italiani rispetto all'omologazione che stanno cercando di far entrare sulle nostre tavole le grandi multinazionali e soprattutto nei confronti anche della cupidigia di una parte dell'industria di trasformazione che per pochi centesimi rischia di mandare al macero un patrimonio sicuramente che è di tutti, non solo quindi dell'agricoltura ma di tutti gli italiani. Ad oggi 3 litri di latte su 4 che vengono consumati in Italia è latte estero e il consumatore non lo sa. Il 50% delle mozzarelle che consumiamo sono mozzarelle fatte con latte che proviene dall'estero e vengono spacciate come mozzarelle italiane. Ecco, noi crediamo che questo oggi non sia più possibile in un momento in cui sicuramente l'economia soffre di una situazione di particolare difficoltà, ma soprattutto in un momento in cui dobbiamo assolutamente, salvaguardando l'agricoltura, salvaguardare quella che è la distintività culturale e soprattutto economica di un paese che attraverso i suoi prodotti gastronomici portare quello che è un'immagine di assoluta qualità nel mondo. Noi attraverso questi prodotti promuoviamo non solo il Made in Italy, ma come ho detto prima promuoviamo un modo di essere, un modo di vivere che rappresenta benessere, che rappresenta qualità, che rappresenta per l'appunto quella distintività che il mondo ci invidia ed è questo che vogliamo difendere. Giovanni Giudici, presidente della sezione di Bergamo dell'AIPA. Quali sono le principali difficoltà che il settore zootecnico sta vivendo? Sicuramente la maggiore difficoltà che sta incontrando in questo periodo è il prezzo del latte che ha raggiunto limiti inaccettabili per gli allevatori lombardi. La seconda difficoltà è il falso Made in Italy che ci porta via una grossa fetta di mercato e quindi ci costringe a lavorare a sottocosto. Allora, Giorgio Piovanelli, produttore di latte bergamasco. Cosa chiedete voi allevatori per uscire da questa situazione di crisi? Oggi siamo qua oggi a manifestare, abbiamo lasciato le nostre campagne, le nostre aziende proprio per venire qua a chiedere
un sacrosanto diritto che ci venga riconosciuto un giusto prezzo per il nostro latte. Noi abbiamo fatto molti investimenti nella nostra azienda per produrre latte di alta qualità e purtroppo adesso un sistema di mercato che ha una logica solo di profitto delle grosse industrie multinazionali ci sta riconoscendo un prezzo non equo e che non ci paga nemmeno i costi di produzione. E sul fronte dell'origine in etichettatura invece cosa chiedete? E noi siamo qua speranzosi oggi ad aspettare questa grande notizia che attendiamo da anni, che è quella che il nostro primo ministro ci dia la notizia che passi questa legge sull'etichettatura obbligatoria dei prodotti italiani. Oggi è una giornata particolarmente importante che segna la storia della Coldiretti avendo ottenuto l'obbligo dell'origine sui prodotti lattiero-caseari. È fuori dubbio che è un primo passo per arrivare ad ottenerlo su tutti i settori produttivi, partendo dalla carne, partendo e arrivando al comparto suinicolo, per fare chiarezza all'interno di quella che è la filiera, dare maggiori informazioni ai consumatori e ai cittadini e soprattutto una grande affluenza di soci. Eravamo più di 10.000 persone ad attendere questo momento storico per noi, ma che soprattutto può rilanciare il futuro dell'agricoltura italiana. Ok. Va bene, posso? Concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti trasformati a base di latte. In attuazione del 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Questo documento è già stato firmato e inviato a Bruxelles ieri. Prima informazione.
Questa è la ragione di una nuova Coldiretti nel campo dei servizi e dei